Ciao a tutti, prima di tutto buon Natale, seconda cosa scusate per questa voce, chi mi segue sulla mia pagina Facebook che si chiama Cuore di Cipre sa che sono afona da giorni per la gioia di alcune persone, devo ammettere. Seconda cosa, sarà un video breve finalmente, in cui vorrei parlarvi di un argomento che ho già accennato nei primi due video, cioè nell'argomento dei campioncini. Prima parlo 2 secondi, due, del nostro amico. Mi sono comprata il mascara L'Oreal, il Paradise Ecstatic, e quello che dicono che è il dupe del Better Than Sex, della Too Faced. Allora, devo dire che lo so, la mia voce è tremenda, ma non mi importa. È Natale. Mi sono riposata e adesso ho voglia di fare un video. Questo mascara l'ho comprato perché io adoro il Better Than Sex, l'ho provato e sì, devo ammettere che non sono mascara facili, nel senso che dà un bellissimo effetto. Io sono una persona che mette la mascara molto velocemente, sbagliando, e questo è un mascara che ha bisogno di un pochino di attenzione. Ha un effetto abbastanza drammatico. E sì, a me piace moltissimo e quindi io anche la mattina esco con un bel effetto drammatico. Quindi secondo me è un gran promosso. Se volete spendere, io l'ho preso l'S lunga. Devo ammettere che l'S lunga spesso trovo i prodotti a dei prezzi ridotti e li trovo facilmente perché non tutti pensano di andarli a comprare lì. Quindi lui è una soddisfazione dai 9 euro ai 12. Allora, scusatemi davvero, so che sarò sgradevole probabilmente, pazienza. Campioncini, avevo detto che è importante per me usare i campioncini, avere i campioncini, sto guardando qui in basso perché ho dei campioncini da farvi vedere. Come li divido? Ci sono dei campioncini che richiedo io, cioè vado in negozio e dico per favore mi dà un campioncino, io richiedo naturalmente per i contorno occhi, creme fondamentalmente. Quindi ci sono dei negozi in cui li richiedo e quelli li uso, li metto in una bustina a parte per usarli, provarli e basta. Ci sono dei campioncini che mi danno volontariamente e sono quelli, come dicevo, di particolari negozi che li danno di default come Bottega Verde, Erbolario e come dicevo mi farebbe piacere da Sephora. E ultimamente da Sephora devo dire che danno dei campioncini anche su misura, non lo fanno solo da loro, lo fanno anche nelle grandi profumerie, diciamo, abbastanza rinomate. Ti chiedono cosa vuoi, ti fanno provare qualcosa in queste piccole confezioni che poi tornano anche utili per quando si va in viaggio. E quindi ottima cosa. Ci sono poi dei campioncini che mi danno io accantono per il futuro, per i piccoli viaggi. Nei grandi viaggi non porto mai dei campioncini, porto delle creme direttamente. Grandi viaggi vuol dire più di una settimana. Anzi, anche per una settimana mi porto una crema normale. Ci sono dei campioncini che mi danno per la mia bimba, e in questo caso li metto nella sua borsetta. E poi ci sono dei campioncini che accantono perché regalo. Io non reputo che sia una cosa offensiva. Addirittura li scelgo per le amiche che hanno problemi particolari, le mie amiche che guarderanno questo video a cui regalo spesso i campioncini sanno cosa voglio dire. Certe volte li lascio scegliere loro, certe volte li scelgo io con cura, lo faccio con cura, spero non si offendano mai, magari faccio una vera raccolta di tanti campioncini. E poi c'è l'ultima serie, quella dei campioncini inutili. Questa è mia figlia che tocca la porta. I campioncini inutili. Bottega Verde, come dicevo, fa dei campioncini che sono. Ho guardato la porta, scusate. Che sono molto utili in alcuni casi, come ho già detto. E poi ci sono quelli inutili, come i campioncini dei profumi in questa dimensione. Per me è un campioncino inutile. E io, ragazzi, li butto perché non ho il coraggio di regalarli, perché so che staranno lì a riempire e a marcire. E quindi non è una grande quantità, li butto. Posso essere commentata in questo senso, ma se so che non avranno vita inutile che li tengo nell'armadio. Ecco, il discorso è questo. Ho un cassetto di campioncini
In questo periodo natalizio sono arrivati dei campioncini molto ben voluti come quelli molto chic di Dior, oppure arrivano dalle farmacie queste mini size che loro hanno dato come regali delle farmacie e devo ammettere che a me hanno dato, come dico la frase, grandi soddisfazioni e quindi li uso molto volentieri. E poi vorrei parlare di quelle cose che rimangono nella borsetta e non verranno mai usate. Questo è un campioncino della Atkinsons dell'English Lavender. E lo so, è fuori produzione. E visto che è Natale, vorrei parlare anche di cose un po' di cuore, visto che sono di cifra. No, questo è un campioncino di una salviettina umidificata. Mia nonna usava il profumo della lavanda e lo tengo. Ci sono delle cose che hanno un valore affettivo e questo mi ricorda lei. Con questo voglio dire che i campioncini sono molto utili, ma secondo me è inutile tenerli tutti. Bisogna fare questa distinzione: accantonarli per i bimbi, accantonarli per se stesse, usarli subito, accantonarli per i viaggi, darli alle amiche, buttarli. E niente, questo era il mio video e vi saluto tutti. Mi scuso ancora per la voce. E buon Natale, per ora buon Natale, buon Santo Stefano e chissà, spero che vediate il video presto. Grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato e ragazzi, devo dire una cosa bruttissima, stavo spegnendo prima di dirla. Iscrivetevi, mettete non solo i like, mia che modo di dirlo, ma anche iscrivetevi perché questo mi fa crescere. E visto che non sono tanto alta, no, che battuta stupida, non sono tanto alta. No, però vi prego, fatemi crescere come canale. È una cosa che non volevo dire, ma mi trovo a dire. Niente, ciao bella gente. Ciao a tutti!